magari si aspetterà che un privato, un altro o quelli che già sono in gioco vengano a dirci come si deve fare questa cosa, perché il problema principale, che poi si vedrà anche nel piano delle opere pubbliche, il piano del programmare delle opere pubbliche, è questo, che purtroppo la nostra città, il nostro territorio era, non viene più programmato dalle amministrazioni pubbliche, ma viene programmato dalle esigenze certamente importanti, ci mancherebbe, ma delle esigenze dei privati. Creeranno occupazione, non la creeranno, si vedrà, però noi pensiamo che non sia un buon viatico far decidere tutto a loro e poi sperare che si riesca a averne dei risultati con dei presupposti che purtroppo sembra, poi speriamo che ci sia invece da parte dell'amministrazione una di più di progettualità e quindi di dettare la linea, tanto per dirlo in parole semplici, però purtroppo se questi sono i primi cenni, ho paura che tutto venga determinato e condizionato alle esigenze dei privati. Però io la lancio questa scommessa, voglio vedere che questa cosa prima della fine dell'anno in qualche maniera verrà tirata fuori come un coniglio dal cappello. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Bene, allora chiusa la discussione sull'emendamento numero 2, dichiarazione di voto. Consigliere Gracci. Sì, è vero quello che... Grazie per la parola, scusa. È vero come lo dicevi te, Gaccione, perché anche noi siamo di questo avviso che se non c'è una programmazione da parte dell'amministrazione poi resta difficile anche potersi anche confrontare, poter argomentare, perché poi pare che, non dico che venga demandato tutto ai privati, però molto, molto condizionano, abbiamo visto anche dalla discussione che abbiamo fatto proprio per il discorso di Via Piovola, per la Computer Gross e per la Haber. Ecco, a noi ci sembrava che, e l'abbiamo detto anche a verbale, che a noi ci sembra che si sia creato un precedente non da poco. E di questo l'amministrazione si è preso la responsabilità e porterà avanti il proprio lavoro. Ma noi abbiamo fatto anche questi interventi perché bene o male lo sappiamo che la nostra viabilità, il livello dei sottopassi, non esistono sovrappassi, è rimasta quella dei tempi della guerra. Ora non voglio usare una parola offensiva, ma dei tempi di quando andavano i nostri nonni con il barroccio. Per cui questa esigenza c'è e penso che che l'amministrazione questa esigenza l'abbia colta e la senta in prima persona, di questo ne sono sicuro. Però noi siamo qui come opposizione a spronarvi, a fare delle proposte, quelle che ci sembrano più adeguate per la città, non tanto per andare contro. E ripeto, anche questa argomentazione e visto anche la risposta e il parere tecnico che viene dato dall'ingegner Gini è che la realizzazione di un accordo convenzionale tra il Comune di Empoli e Montelupo Fiorentino per la sistemazione della via Viaccia non ha implicazioni immediate da un punto di vista tecnico. È chiaro che non ha implicazioni, però è un discorso che non può essere rimandato alle calende greche. Una volta raggiunto l'accordo, dice, occorrerà prevedere la realizzazione di opere concordate sul piano delle opere pubbliche di riferimento temporale e quindi prevedere a bilancio la corrispondente spesa. Questa è una risposta abbastanza ovvia. Però ecco, vorremmo sollecitare la nostra amministrazione a prendere accordi, a fare questo piccolo studio di fattibilità insieme al comune di Montelupo Fiorentino per vedere se insieme quella zona che, visto anche il nome a cui è stata data l'uscita, Empoli Est, Montelupo, è stato aggiunto proprio questo nome, proprio su sollecitazione anche dell'amministrazione comunale di Montelupo, perché siamo proprio insieme al confine, di poter fare un lavoro comune e condiviso, dividendo le spese e facendo una realizzazione di un'opera che possa giovare a entrambi i comuni e quindi a tutti i cittadini della nostra zona, dovrebbe essere un punto
da tenere in considerazione. Per questo noi voteremo a favore di questo emendamento, sperando che qualcuno ci segua. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Baroncelli. Io come PDL voteremo a favore dell'emendamento dell'UDC, anche perché l'abbiamo proposto in sede di discussione quando trattavamo il nuovo insediamento di Via Piovola, e continuo a ribadire che sarebbe necessario, oltre, e non credo che un'amministrazione si debba fare, uso un termine sbagliato, prevaricare dal privato, perché credo che gli interessi generali un'amministrazione debba tener conto, e quindi seppur vero c'è una progettazione che a mio avviso non corrisponde alle necessità di Empoli, è pur vero che continua a invitare l'amministrazione a prendere accordi con la provincia in modo da trovare un assetto viario di tipo diverso in quel punto lì, perché non è importante solo il superamento di via Il Piovola, ma è importante anche superare le condizioni dell'uscita di Empoli Est. E quant'altro, voglio ricordare che con lo spostamento dell'uscita noi andremmo non solo a modificare la viabilità, ma sicuramente non andremo a fare interventi da 2.400.000 euro che tendano a ricollocare tutto il traffico pesante sulla statale 67, sulla Livornese per intendersi, con i progetti che ad oggi possiamo vedere. Quindi anche credo sia da fare un invito verso il privato a rielaborare i tracciati in una visione di tipo diverso, una visione che veda una bretella per il superamento di Empoli e che non porti un aggravo di traffico pesante sulla statale 67. Quindi un nuovo svincolo che nell'area via della Pratella e quant'altro, cioè sia disponibilità di strade in terra battuta che di aree vaste agricole, ci permetterebbe di fare senza tanti stravolgimenti, quindi sottopasso sulla ferrovia, che sicuramente è un intervento grosso, oneroso, che comunque tenderebbe a spostare prima il traffico pesante tutto sulla statale 67. Allora, per evitare un sovraccarico e un riportare anche il traffico dentro Empoli, l'obiettivo dovrebbe essere quello di superamento di Empoli Est, nuovo svincolo della superstrada e bretella, utilizzo delle strade bianche su via della Pratella e quant'altro, e ricollegamento verso Fonzano e tutta l'area viaria che è già prevista. Quindi credo che un'elaborazione, e non solo un'elaborazione di comune, ma un'elaborazione tra comune e provincia, a questo punto sia necessario per tutta l'area. Sì, consigliere Bannini. Sì, io credo che questi emendamenti siano indubbiamente punti di partenza, di stimolo per una discussione, che ognuno faccia bene a svolgere il proprio ruolo poi dentro, quindi con grande rispetto per il lavoro che è stato fatto. Mi sembra però di poter dire che nel merito di questo emendamento si parla di via della Viaccia, giusto? E della sistemazione, la risposta dell'assessore mi sembra anche di aver capito che sia stata quella di dire questo tipo di accordi con il comune di Montelupo sono già in essere e si sta lavorando. Mi pare che poi la discussione si sia un po' allargata e invito magari nel corso della discussione il sindaco e la giunta, che su questo hanno anche già più volte espresso la loro opinione, in particolar modo il sindaco qui dentro, a ricondurci ad una discussione un po' più generale su tutta la zona di Empoli Est, perché poi molti di questi emendamenti fanno riferimento a quell'area, forse è anche utile, no? Se in tema alle parole del sindaco poi si mette in piedi una discussione. Volevo semplicemente rigettare, mi viene solo questo termine, questa idea di un ruolo predominante dei privati nella costruzione del bilancio, in particolar modo degli investimenti, perché quando si va a mettere sugli investimenti del 2010, cito soltanto quelli più importanti, diciamo un asilo nido, la realizzazione del terminal bus alla stazione e di questi primi tre un laboratorio delle nanotecnologie realizzato grazie a un finanziamento della regione,
i privati non mi sembra che stiano facendo la parte del leone, né tantomeno la parte della programmazione delle scelte. Ecco, poi che questa discussione sia uno strascico di quello che abbiamo fatto su Via Piovola ci sta anche, però ecco, eviterei di dire che il nostro bilancio è calibrato sulle esigenze dei privati, perché tutto mi sembra tranne che questo, e quindi per questi motivi voteremo contrari all'emendamento. Grazie consigliere Barnini, consigliere Bini. Sì, grazie presidente, ma